Capitolo 10, Giuda, il traditore. Allora rispondendo a Giuda, colui che lo aveva tradito, disse, sono io, maestro. Matteo 26 versetto 25. Il più famoso e universalmente disprezzato di tutti i discepoli è Giuda Iscariota, il traditore. Il suo nome compare per ultimo in tutti gli elenchi biblici, tranne quello di Atti 1, dove il suo nome non compare. Ogni volta che Giuda è menzionato nella scrittura troviamo un riferimento alla sua condizione di traditore. È il fallimento più colossale di tutta la storia umana. Ha commesso l'atto più orribile e atroce che un individuo sia mai stato in grado di commettere. Ha tradito, per una manciata di monete, il perfetto, senza peccato, santo figlio di Dio. La sua storia oscura è un vivido esempio delle profondità in cui il cuore umano è capace di cadere. Trascorse 3 anni con Cristo, ma durante tutto quel tempo il suo cuore fu solo indurito e pieno di odio. Gli altri 11 apostoli sono per noi un grande incoraggiamento perché esemplificano come le persone comuni, con i tipici difetti, possono essere usate da Dio in modi straordinari e ammirevoli. Giuda, d'altra parte, resiste come monito sul potenziale del male quando c'è negligenza spirituale, opportunità sprecate, lussuria e durezza di cuore. Giuda era un uomo che era tanto vicino al Salvatore quanto è umanamente possibile esserlo. Ha goduto di ogni privilegio che Cristo può offrire. Conosceva intimamente tutti gli insegnamenti di Gesù. Tuttavia, rimase incredulo e andò in un'eternità senza speranza. Giuda era ordinario come gli altri, senza credenziali terrene e senza alcuna caratteristica che lo distinguesse dal gruppo. È iniziato esattamente come erano iniziati gli altri. Ma non ha mai afferrato la verità per fede, quindi non è stato trasformato come gli altri. Mentre gli altri crescevano nella loro fede di figli di Dio, lui diventava sempre più figlio dell'inferno. Il Nuovo Testamento ci dice molto su Giuda, abbastanza per fare 2 cose, in primo luogo, la vita di Giuda ci ricorda che è possibile essere vicini a Cristo e associarsi strettamente con Lui, anche se superficialmente, ed essere ancora completamente induriti, peccato. In secondo luogo, Giuda ci ricorda che non importa quanto una persona sia peccaminosa, non importa quale tradimento possa tentare di commettere contro Dio, il proposito di Dio non può essere ostacolato. Anche il peggior atto di tradimento lavora per l'adempimento del piano divino. Il piano sovrano di Dio non può essere contrastato nemmeno dal più astuto stratagemma di coloro che lo odiano. Il tuo nome. Il nome Giuda è una forma di Giuda. Il nome significa, Geova guida, indicando che quando nacque i suoi genitori dovevano nutrire grandi speranze che sarebbe stato guidato da Dio. L'ironia del nome è che nessuna persona è mai stata più chiaramente guidata da Satana di Giuda. Il suo secondo nome, Iscariota, si riferisce alla regione da cui proveniva. Deriva dal termine ebraico Ish, uomo, e dal nome di una città, Queriot, uomo di Queriot. Giuda probabilmente proveniva da Queriot Esron, confronta Giosuè 15 versetto 25, un'umile città nella Giudea meridionale. Apparentemente era l'unico degli apostoli che non veniva dalla Galilea. Come sappiamo, molti degli altri erano fratelli, amici e collaboratori ancor prima di incontrare Gesù. Giuda era una figura solitaria che veniva da lontano. Sebbene non ci siano prove che sia stato ostracizzato o disprezzato dal resto del gruppo, è possibile che si considerasse un nuovo arrivato, il che potrebbe averlo aiutato a giustificare il suo tradimento. La scarsa familiarità dei discepoli galilei con Giuda può aver contribuito, in un certo senso, alla loro delusione. Gli altri sapevano poco della sua famiglia, del suo passato o della sua vita prima che diventasse un discepolo.
Ecco perché era facile per lui agire in modo ipocrita. Sappiamo che raggiunse un posto di fiducia, perché era il tesoriere del gruppo e usava quella posizione per sottrarre fondi, Giovanni 12 versetto 6. Il padre di Giuda si chiamava Simone, Giovanni 6 versetto 71. Questo Simone ci è ugualmente sconosciuto. Simone era un nome comune, ovviamente, perché anche due dei discepoli, Pietro e lo Zelote, si chiamavano Simone. Oltre a ciò, non sappiamo nulla della famiglia di Giuda o del suo background sociale. Come gli altri, anche Giuda era un uomo comune. È interessante notare che quando Gesù predisse che uno di loro lo avrebbe consegnato, nessuno sospettò che gli puntasse il dito contro, Matteo 26 versetti 22 e 23. Era così abile nella sua ipocrisia che nessuno sembrava diffidare di Giuda. Ma Gesù conosceva il suo cuore fin dall'inizio, Giovanni 6 versetto 64. La tua chiamata. La chiamata di Giuda non è registrata nella scrittura. È ovvio, tuttavia, che decise volontariamente di seguire Gesù. Viveva in uno stato di grande attesa messianica e, come la maggior parte in Israele, attendeva anche la venuta del Messia. Quando ha sentito parlare di Gesù, deve essersi convinto che questo doveva essere il vero Messia. Come gli altri undici, abbandonò qualsiasi problema in cui era stato coinvolto e iniziò a seguire Gesù a tempo pieno. E decise di restare con Gesù quando alcuni discepoli meno devoti cominciarono a lasciare il gruppo, Giovanni 6 versetti da 66 a 71. Aveva dato la sua vita per seguire Gesù, ma non ha mai dato il suo cuore a Gesù. Giuda era probabilmente uno zelante giovane patriota ebreo che non voleva che i romani governassero Israele e che sperava che Cristo avrebbe sconfitto gli oppressori stranieri e restituito il regno a Israele. Ovviamente, vide che Gesù aveva poteri come nessun altro uomo. Quindi c'erano molte ragioni per cui qualcuno come Giuda ne fosse attratto. È altrettanto ovvio, tuttavia, che Giuda non fu attratto da Cristo in senso spirituale. Ha seguito Gesù spinto dal desiderio di guadagno egoistico, ambizioni mondane, avidità e cupidigia. Ha percepito il potere di Gesù e ha voluto pari potere per se stesso. Non era interessato al regno mediante la salvezza o Cristo, ma era interessato solo a ciò che poteva ottenere per se stesso. Ricchezza, potere e prestigio erano ciò che alimentava le loro ambizioni. Da un lato, è chiaro che ha scelto di seguirlo. E ha continuato a seguirlo anche quando seguire Gesù diventava difficile. Continuò a seguirlo anche quando farlo gli richiedeva di affinare la sua ipocrisia per coprire la realtà di ciò che era. D'altra parte, anche Gesù lo ha scelto. La tensione tra sovranità divina e scelta umana si manifesta nella chiamata di Giuda, come si esprime anche nella chiamata degli altri apostoli. Avevano tutti scelto Gesù, ma egli li aveva scelti per primo, Giovanni 15 versetto 16. Anche Giuda aveva scelto di seguire Gesù, e sebbene anche lui fosse stato scelto da Gesù, non era per la redenzione. Il suo ruolo di traditore era predestinato da prima della fondazione del mondo, ed era ancora profetizzato nell'Antico Testamento. Il Salmo 41 versetto 9, profezia messianica, dice, anche l'uomo della mia pace, nel quale confidavo, colui che mangiava il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno. In Giovanni 13 versetto 18 Gesù cita questo versetto e dice che il suo adempimento sarebbe arrivato nel suo stesso tradimento. Il Salmo 55 versetti da 12 a 14 dice, poiché un nemico non mi ha insultato, cosa che avrei sopportato, né colui che mi odiava si è levato contro di me, perché mi sarei nascosto da lui, ma tu, uomo, apparentemente vicino a me, mia guida e mio parente, che insieme comunicavamo dolcemente i segreti,
e camminavamo in amicizia nella casa di Dio. Quel brano anticipa anche il tradimento di Giuda. Zaccaria 11 versetti 12 e 13 dice, se ti sembra bene, dammi il mio salario, e se no, lascialo. E pesarono per il mio salario 30 sicli d'argento. E Geova mi disse, gettalo nel tesoro, bellissimo prezzo con cui mi hanno apprezzato. E presi le 30 monete d'argento e le gettai nel tesoro della casa dell'Eterno. Matteo 27 versetti 9 e 10 identifica quel passaggio come un'altra profezia su Giuda. Quindi il ruolo di Giuda è stato stabilito in anticipo. Anche la scrittura dice che quando Gesù scelse Giuda, sapeva che Giuda sarebbe stato colui che avrebbe adempiuto le profezie del tradimento. Lo scelse consapevolmente per portare a termine il piano. Tuttavia, Giuda non fu in alcun modo costretto a fare ciò che fece. Nessuna mano invisibile lo ha costretto a tradire Gesù. Ha agito liberamente e senza pressioni esterne. Era responsabile delle proprie azioni. Gesù disse che avrebbe portato la colpa delle sue azioni per tutta l'eternità. La sua stessa avidità, la sua stessa ambizione e i suoi desideri malvagi furono l'unica forza che lo spinse a tradire Gesù. Come conciliare il fatto che il tradimento di Gesù fu profetizzato e predeterminato con il fatto che agì di sua spontanea volontà? Non è necessario conciliare questi due fatti. Non c'è contraddizione in loro. Il piano di Dio e la cattiva azione di Giuda coincidevano perfettamente. Giuda ha fatto quello che ha fatto perché il suo cuore era malato. Dio, che compie tutte le sue opere secondo il consiglio della sua volontà, Efesini 1 versetto 11, aveva preordinato che Gesù fosse tradito e morisse per i peccati del mondo. In Elleci 22 versetto 22, Gesù stesso conferma tali verità, alla verità il figlio dell'uomo va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo da cui è tradito. Spurgeon ha detto questo sulla tensione tra la sovranità divina e la scelta umana, sì, trovo in una parte della Bibbia che si insegna che tutto è predeterminato, questo è vero, e se trovo, in un'altra scrittura, che l'uomo è responsabile di tutte le sue azioni, è vero, ed è solo la mia follia che mi porta a immaginare che queste due verità possano contraddirsi a vicenda. Non credo che possano essere fusi in uno su qualsiasi incudine terrena, ma che saranno uno nell'eternità. Sono due rette parallele che corrono così vicine l'una all'altra che la mente umana che le segue lontano non scoprirà mai che convergono, ma convergono e si incontreranno in qualche modo nell'eternità, vicino al trono di Dio, da dove scorre, verità. Dio ha ordinato gli eventi per i quali Gesù doveva morire, ma Giuda ha compiuto il suo male secondo la sua decisione, senza pressioni o coercizioni da parte di alcuna forza esterna. Entrambe le cose sono vere. La perfetta volontà di Dio e gli scopi perversi di Giuda coincidono perché avvenga la morte di Cristo. Giuda lo fece per malvagità, ma Dio lo trasformò in bene, confronta Genesi 50 versetto 20. Non c'è contraddizione. Dal punto di vista umano, Giuda aveva le stesse potenzialità degli altri. La differenza è che non è mai stato realmente attratto dalla persona di Cristo. Lo vedeva solo come un mezzo per un fine. L'obiettivo segreto di Giuda era la prosperità personale, il profitto per se stesso. Non ha mai abbracciato per fede gli insegnamenti di Gesù. Non ha mai avuto nemmeno un briciolo di vero amore per Cristo. Il suo cuore non è mai cambiato e quindi la luce della verità lo ha solo indurito. Giuda ebbe molte opportunità di pentirsi del suo peccato, come chiunque altro. Sentì numerose chiamate di Cristo che lo avvertivano di non fare ciò che aveva pianificato di fare. Ha ascoltato molte lezioni che Gesù ha insegnato durante il suo ministero. Molte di queste lezioni si applicavano direttamente a lui,
La parabola dell'amministratore infedele, Luca 16 versetti 1-13, il messaggio sull'abito da sposa, Matteo 22 versetti da 11 a 14, il messaggio contro l'amore per il denaro, Matteo 6 versetto 19-24, contro l'avidità, Luca 12 versetti da 15 a 21, e contro l'orgoglio, Matteo 23 versetti da 1 a 12. Anche Gesù aveva detto francamente ai dodici, uno di voi è un diavolo, Giv 6 versetto 70. Li avvertì del dolore che sarebbe venuto su colui che lo aveva tradito, Matteo 26 versetto 24. Giuda ascoltò tutto questo senza batter ciglio. Non ha mai applicato quelle lezioni alla sua vita. Rimase nel suo inganno. La sua delusione. Nel frattempo, Giuda stava diventando sempre più disilluso da Cristo. Non c'è dubbio che all'inizio tutti gli apostoli pensarono al Messia ebreo come a un monarca orientale che avrebbe sconfitto i nemici della Giudea, spazzato via l'occupazione pagana da Israele e ristabilito il regno davidico in una gloria senza precedenti. Sapevano che Gesù operava miracoli ed era ovvio che aveva potere sul regno delle tenebre. Aveva anche autorità sul mondo fisico. Nessuno ha mai insegnato come lui, nessuno ha mai parlato come lui, o ha mai vissuto come lui ha vissuto. Per i discepoli, egli era l'evidente compimento delle promesse messianiche dell'Antico Testamento. Ma Gesù non sempre soddisfaceva le loro aspettative o ambizioni personali. Ad essere sinceri, le loro aspettative non erano tutte motivate spiritualmente. Di tanto in tanto vediamo prove di ciò, come quando Giacomo e Giovanni chiesero i posti principali del regno. La maggior parte di loro si aspettava di vedere un regno terreno, materiale, politico, militare ed economico. Sebbene avessero lasciato tutto per seguire Gesù, lo avevano fatto con la speranza di essere ricompensati, Matteo 19 versetto 27. Il Signore ha assicurato loro che sarebbero stati ricompensati, ma la loro ricompensa completa e finale sarà ricevuta nell'età a venire, Luca 18 versetti 29 e 30. Se persistessero nell'aspettarsi un'immediata ricompensa materiale, rimarrebbero delusi. Il resto degli apostoli aveva cominciato lentamente a capire che il vero Messia non era quello che si erano inizialmente aspettati. E accettarono la superiore comprensione delle promesse bibliche che Gesù aveva rivelato loro. Il suo amore per Cristo vinse le sue ambizioni terrene. Hanno ricevuto il suo insegnamento sulla dimensione spirituale del regno e sono diventati partecipi di quel regno con gioia. Giuda, nel frattempo, era semplicemente deluso. Il più delle volte nascondeva la sua delusione sotto il manto dell'ipocrisia, probabilmente perché sperava di trovare un modo per ottenere un po' di soldi per gli anni trascorsi con Gesù. Non è mai riuscito a conquistare la mondanità del suo cuore. Non ha mai accettato il regno spirituale di Cristo. Si è mantenuto ignaro di tutto questo, anche se segretamente. I pochi riferimenti a Giuda che ricorrono di tanto in tanto nei Vangeli suggeriscono che fosse disilluso e amareggiato da tempo, ma tenesse tutto questo segreto. In Giovanni 6, durante il ministero di Gesù in Galilea, si riferì a Giuda come diavolo. Gesù sapeva quello che nessun altro sapeva, Giuda era già diventato uno scontento. Ha continuato senza credere, senza pentirsi e senza raggiungere la rigenerazione. Ogni giorno che passava, il suo cuore diventava sempre più duro. Quando Gesù e gli apostoli andarono a Gerusalemme per la festa di Pasqua, nell'ultimo anno del suo ministero terreno, la delusione spirituale di Giuda fu completa. Da qualche parte in quegli ultimi giorni, la sua delusione si trasformò in odio, un odio misto ad avidità che alla fine si espresse in tradimento. Probabilmente Giuda si convinse che Gesù lo aveva derubato della sua vita,
gli aveva derubato di 2 anni di guadagno. Questo modo di pensare finì per dominarlo, al punto che alla fine divenne il mostro che tradì Gesù. La tua avidità. Poco dopo la resurrezione di Lazzaro e poco prima dell'ingresso trionfante di Gesù a Gerusalemme, Gesù e i suoi discepoli tornarono a Betania, alla periferia della città. Questo era il luogo dove Lazzaro era risorto e dove viveva con le sue sorelle, Maria e Marta. Gesù era stato invitato a un pranzo in casa di un certo, Simone il lebbroso, Matteo 26 versetto 6. Il suo caro amico Lazzaro era presente con Maria e Marta, e quest'ultima aiutava a servire il cibo. I versetti 2 e 3 di Giovanni 12 registrano ciò che accadde, e la gli prepararono una cena, Marta serviva, e Lazzaro era uno di quelli che erano seduti a tavola con lui. Allora Maria prese una libra di puro profumo di nardo di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa si riempì dell'odore del profumo. Questo atto è impressionante per la sua stravaganza. Non solo era un atto di culto pubblico, ma aveva anche l'aspetto di uno spreco. Il profumo, specialmente un prodotto così costoso, è pensato per essere usato in piccole quantità. Una volta versato, non può più essere raccolto. Versare mezzo chilo di olio così costoso per ungere i piedi di qualcuno dà l'impressione di un grossolano eccesso. E uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, che doveva tradirlo, disse: "Perché questo profumo non è stato venduto a 300 denari e dato ai poveri?" Versetti 4 e 5. Comunque la si guardasse, 300 denari erano una grossa somma di denaro per un profumo. Ricorda che un denaro era fondamentalmente la paga giornaliera di un lavoratore, Matteo 20 versetto 2. 300 denari erano il salario di un uomo per un anno, senza contare i sabati e i giorni di festa. Ho comprato profumi costosi per mia moglie, ma non potrei mai spendere un anno di stipendio in profumi. Questo è stato un incredibile atto di generosità da parte di una famiglia che avrebbe dovuto avere risorse. La reazione di Giuda fu un astuto stratagemma. Fingeva preoccupazione per i poveri. Sembra che la sua protesta sia sembrata ragionevole agli altri apostoli perché Matteo 26 versetto 8 dice che hanno fatto eco all'indignazione di Giuda. Com'era diventato esperto Giuda nella sua ipocrisia? L'apostolo Giovanni, riflettendo anni dopo su questo episodio, scrisse: "Ma disse questo, non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, avendo la borsa, prese ciò che vi era messo", Giovanni 12 versetto 6. Naturalmente, né Giovanni né alcuno degli altri apostoli capirono l'inganno di Giuda in quel momento, ma Giovanni, ripensando allo scrivere il suo libro sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ci disse direttamente quale fosse stato il suo movente. I versetti 7 e 8 registrano la risposta di Gesù a Giuda: "Lasciala stare, ha conservato questo per il giorno della mia sepoltura. Perché avrai sempre con te i poveri, ma non sempre avrai me." Date le circostanze e poiché Gesù conosceva perfettamente il cuore di Giuda, questo sembra più un mite rimprovero. Avrebbe potuto attaccarlo con furiosa condanna ed esporre le sue vere motivazioni, ma non lo fece. Tuttavia, il gentile rimprovero sembra aver fatto sì che Giuda risentisse ancora di più Gesù. Non se ne pentì, non ha nemmeno esaminato il suo cuore. In effetti, questo incidente sembra essere stato il punto in cui il suo pensiero è cambiato. 300 denari sarebbero stati una somma enorme da aggiungere al tesoro, offrendogli un'ottima opportunità per spostare denaro nelle proprie tasche. A causa della disponibilità di Gesù a ricevere un'adorazione così sontuosa, Giuda perse un'occasione ideale per accaparrarsi altro denaro che non era suo. Questa sembra essere stata l'ultima goccia,
perché subito dopo aver raccontato la storia dell'unzione di Gesù, Matteo dice: allora uno dei dodici, il cui nome era Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse loro: che volete darmi e io te lo darò. E gli assegnarono 30 sicli d'argento. E da quel momento cercava l'occasione per liberarlo, Matteo 26 versetti 14-16. Giuda uscì di soppiatto da Betania, camminò per circa un miglio fino a Gerusalemme, incontrò i capi dei sacerdoti e vendette Gesù ai suoi nemici per una manciata di monete. 30 monete d'argento. Era tutto ciò che poteva ottenere. Secondo Esodo 21 versetto 32, questo era il prezzo di uno schiavo. Non erano molti soldi, ma non poteva negoziare il prezzo. Il contrasto è sorprendente. Gesù è consacrato da un amore traboccante per Maria e allo stesso tempo tradito da un odio traboccante da Giuda. Nota che questa è la prima volta che Giuda viene visto fare qualcosa da solo. Fino a quel momento si era mimetizzato perfettamente con gli altri del gruppo. È la prima volta che parla personalmente ed è la prima volta che riceve una censura diretta da Gesù. Apparentemente, è bastato questo per provocare il suo tradimento. Aveva tenuto la sua amarezza e delusione imbottigliate il più a lungo possibile. Ora il suo tradimento segreto sarebbe stato rivelato. La tua ipocrisia. In Giovanni 13 versetto 1, l'apostolo Giovanni inizia il suo lungo racconto di ciò che accadde nel cenacolo la notte dell'arresto di Gesù. Dopo aver ricevuto il denaro pagato per aver tradito Gesù, Giuda tornò, si mescolò al gruppo e si comportò come se non fosse accaduto nulla di insolito. Giovanni dice che è stato il diavolo a mettere nel cuore di Giuda il compito di tradire Gesù, versetto 2. Non è sorprendente. Ancora una volta, Giuda ha fatto ciò che ha fatto volontariamente, senza alcun tipo di coercizione. Satana non poteva costringerlo a tradire Gesù, ma in determinate circostanze, gli ha suggerito il piano, lo ha tentato a farlo e ha piantato il seme del tradimento nel suo cuore. Poiché il suo cuore era così ostile alla verità e così pieno di malvagità, Giuda divenne un facile strumento per Satana. Fu in quel preciso momento che Gesù diede agli apostoli una lezione di umiltà lavando loro i piedi. Ha lavato i piedi ai dodici, il che significa che ha anche lavato i piedi a Giuda. Seduto là, Giuda lasciò che Gesù gli lavasse i piedi. Rimase impassibile. Il peggior peccatore del mondo era anche il miglior ipocrita del mondo. Pietro, da parte sua, fu profondamente commosso dall'atto di umiltà di Gesù. All'inizio si vergognò e si rifiutò di lasciare che Gesù gli lavasse i piedi. Ma quando Gesù gli disse: se non ti laverò, non avrai parte con me, versetto 8, Pietro rispose: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mie mani e il mio capo, versetto 9. Gesù gli rispose: chi è lavato, ha bisogno solo di lavarsi i piedi, perché è tutto puro, e siete puri, anche se non tutti, versetto 10, corsivo dell'autore. Un mormorio deve aver attraversato la stanza quando gliel'ha detto. Avevano solo 12 anni e Gesù diceva che qualcuno nel gruppo non era pulito. Juan aggiunge, perché sapeva chi lo avrebbe tradito, per questo ha detto: non tutti siete puri, versetto 11. Nei versetti 18 e 19 Gesù parla ancora più direttamente: non parlo di tutti voi, so chi ho scelto, ma affinché si adempisse la scrittura, colui che mangia il pane con me ha alzato contro di me il suo calcagno. D'ora in poi ve lo dico prima che accada, affinché quando accadrà, possiate credere che io sono. Naturalmente, stava dicendo che l'atto di Giuda era l'adempimento del Salmo 41 versetto 9. Tutto questo sembrava troppo difficile da capire per la maggior parte degli apostoli. Così, nel versetto 21,
Gesù fa una predizione ancora più esplicita sull'imminente atto di tradimento: uccidimi, consegnerà. Tutti i discepoli, tranne Giuda, rimasero perplessi e profondamente commossi da quelle parole. Apparentemente, iniziarono a esaminare i propri cuori, poiché il versetto 22 di Matteo 26 dice: e essendo molto addolorati, ciascuno di loro cominciò a dirgli: sono io, Signore. Anche Giuda, sempre preoccupato di mantenere l'apparenza per somigliare a tutti gli altri, chiese: sono io, Maestro. Ma nel suo caso non ci fu un onesto esame di coscienza. Ha posto la domanda solo perché era preoccupato che gli altri lo scoprissero, sapeva già che era lui a cui si riferiva Gesù. L'apostolo Giovanni conclude così il suo racconto di questo incidente: e uno dei suoi discepoli, che Gesù amava, giaceva accanto a Gesù. Simon Pietro fece segno a quest'uomo, perché chiedesse di chi parlava. Egli allora, sdraiato vicino al petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: a chi do il pane umido, è lui. E, intinto il pane, lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E dopo il boccone, Satana è entrato in lui. Allora Gesù gli disse: quello che devi fare, fallo prima. Ma nessuno dei commensali capì perché glielo avesse detto. Perché alcuni pensavano, siccome Giuda aveva la borsa, che Gesù gli stesse dicendo: compra quello che ci occorre per la festa, o dare qualcosa ai poveri. Quando dunque ebbe preso il boccone, uscì subito, ed era già notte, Giovanni 13 versetti da 23 a 30. Il giorno della salvezza si era chiuso per Giuda. La misericordia divina ha dato origine al giudizio divino. In sostanza, Giuda era stato consegnato a Satana. Il peccato aveva trionfato nel suo cuore. Satana si era installato lì. Si noti, però, che anche quando Gesù aveva parlato del traditore e aveva dato a Giuda il pane umido per identificarlo, ciò non era ancora entrato nella testa degli apostoli. Nessuno sembrava rendersi conto che Giuda sarebbe stato il traditore. Era così esperto nella sua ipocrisia che fino alla fine ha ingannato tutti tranne Gesù. Gesù gli ordinò di andarsene. Questo è facile da capire. Gesù è puro, senza peccato, immacolato, santo. Ecco questo disgraziato, questa presenza malvagia in cui Satana era letteralmente entrato. Gesù non avrebbe avuto il servizio della prima comunione con il diavolo e Giuda presenti nella stanza. Fuori! Solo dopo che Giuda se ne fu andato, nostro Signore istituì la cena del Signore. Fino ad oggi, quando ci avviciniamo alla mensa del Signore, siamo istruiti a esaminare noi stessi per non partecipare ipocritamente e portare il giudizio su noi stessi. 1 Corinzi 11 versetti 27-32. L'apostolo Giovanni dice che durante tutto questo episodio, finché Giuda non ebbe lasciato la compagnia degli apostoli, Gesù fu profondamente commosso nello spirito, Giovanni 13 versetto 21. Certo che si è commosso. La presenza di quell'uomo sventurato, iniquo, posseduto da Satana, stava contaminando la comunione degli apostoli. L'ingratitudine di Giuda, il suo rifiuto della bontà di Gesù, l'odio segreto di Giuda per Gesù, la ripugnanza della presenza di Satana, l'atrocità del peccato, gli orrori di sapere che le fauci spalancate dell'inferno stavano aspettando uno dei suoi più stretti compagni, tutto questo Gesù turbato e agitato. Non c'è da stupirsi che abbia ordinato a Giuda di andarsene il prima possibile. Il suo tradimento. A quanto pare Giuda andò direttamente dalla stanza superiore al Sinedrio. Disse loro che la questione era stata risolta e che ora sapeva dove Gesù poteva essere arrestato col favore delle tenebre. In segreto, e poiché aveva fatto un patto con il Sinedrio,
Giuda aveva cercato un'occasione conveniente per tradire Gesù, Mac 14 versetto 11. Ora era giunto il momento. Ricorda, Giuda non ha agito in un momento di follia. Questo non risponde a un impulso improvviso. Non era un fatto nato dalla passione. Questa oscura azione è stata deliberatamente pianificata e premeditata. Lo aveva pianificato per giorni, forse settimane o addirittura mesi. Aveva già preso il denaro che gli era stato pagato, Matteo 26 versetto 15. Stava solo aspettando il momento giusto. Nel frattempo, aveva continuato la sua campagna di appropriazione indebita, mantenendo la facciata ipocrita e andando con il resto degli apostoli come se fosse davvero uno di loro. Ma ora Gesù aveva parlato apertamente agli altri discepoli del complotto di Giuda per tradirlo. Giuda era stato quasi smascherato davanti agli altri. Era ora di agire. Cosa stava aspettando Giuda? Secondo Luca 22 versetto 6, era venuto cercando un'opportunità, per consegnarlo, a Gesù, dietro le spalle del popolo, enfasi aggiunta. Era un codardo. Conosceva la popolarità di Gesù. Temevo la folla. Come ogni ipocrita, era ossessionato dalla preoccupazione per ciò che la gente avrebbe pensato di lui, quindi sperava di tradire Gesù nel modo più silenzioso possibile. Speravo che la porta dell'inferno fosse più comoda. E quando lo trovò, lo attraversò subito. Pertanto, nel momento in cui Gesù stava istituendo la cena del Signore nella stanza superiore, Giuda stava organizzando la sua cattura. Sapeva che Gesù andava regolarmente al Getsemani per pregare con i suoi discepoli. Luca 22 versetto 39 dice che era abitudine di Gesù andarci. Giovanni 18 versetto 2 dice che Giuda conosceva quel luogo, perché molte volte Gesù si era incontrato lì con i suoi discepoli. Quindi Giuda sapeva esattamente dove portare le autorità per catturare Gesù. La prossima volta che vediamo Giuda è in Giovanni 15, quando il suo complotto traditore raggiunge il culmine. Cominciava a fare buio. Gesù era passato dal cenacolo al luogo dove era solito pregare nel piccolo uliveto detto Getsemani. Lì ha aperto il suo cuore davanti al Padre in una tale agonia che il suo sudore era come grosse gocce di sangue. Aveva lasciato a una certa distanza 8 dei suoi discepoli ed era entrato nel giardino con Pietro, Giacomo e Giovanni, Mac 14 versetti 32 e 33. Giuda, allora, presa una compagnia di soldati e di ufficiali dei sommi sacerdoti e dei farisei, vi si recò con lanterne e torce e con armi, Giovanni 18 versetto 3. La compagnia di soldati era probabilmente un distaccamento di soldati romani della Rocca Antonia, attigua al Tempio. Un distaccamento era composto da circa 600 uomini. Non ci vengono dati numeri esatti, ma tutti gli evangelisti concordano sul fatto che fosse una grande folla, Matteo 26 versetto 47, Marco 14 versetto 43, e Luca 22 versetto 47, probabilmente centinaia di soldati. Era ovvio che si aspettavano il peggio, perché sono arrivati armati fino ai denti. Ma Gesù, sapendo tutte le cose che gli sarebbero accadute, si fece avanti e disse loro, chi cercate? Giovanni 18 versetto 4. Non ha aspettato che Giuda venisse a prenderlo. Non ha cercato di nascondersi. Li ha incontrati presentandosi e dicendo, io sono, vi. 5. Giuda aveva scelto un segno per identificare Gesù. Quella che bacerò, cioè, prendetelo, Matteo 26 versetto 48. Che modo diabolico di indicare Gesù. Ma la sua infamia era così profonda e la sua ipocrisia così malvagia che apparentemente non aveva coscienza. D'altra parte, poiché Gesù si fece avanti e si identificò, il segno non era necessario, ma Giuda, cinico e malvagio come lui solo,
lo baciò comunque, Mac 14 versetto 45. Allora Gesù gli disse, Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Elleci 22 versetto 48. Il bacio è un segno di omaggio, amore, affetto, tenerezza, rispetto e intimità. I finti sentimenti di Giuda per Cristo hanno solo reso la sua azione molto più oscura. Era subdola ipocrisia. Giuda ha cercato di mantenere l'apparenza di rispetto fino alla fine. Gesù, sempre cortese, lo chiamava addirittura, amico, Mat 26 versetto 50. Gesù era sempre stato amico di Giuda, ma Giuda non era un vero amico di Gesù, confronta Giovanni 15 versetto 14. Era un traditore e un ingannatore. I suoi baci erano i baci del peggior tipo di tradimento. Quella notte, Giuda profanava la Pasqua. Ha contaminato l'agnello di Dio. Ha profanato il figlio di Dio. Ha profanato il luogo della preghiera. Ha tradito il suo Signore con un bacio. La sua morte. Giuda ha venduto Gesù per una somma molto piccola. Ma non appena ha concluso l'affare, la sua coscienza si è svegliata. Si ritrovò in un inferno di sua creazione, incapace di distogliere la mente da ciò che aveva fatto. Il denaro, qualcosa che fino ad allora era stato così importante per lui, ora non significava più niente. Matteo 27 versetto 3 e 4 dice, allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendolo condannato, si pentì e restituì le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo, ho peccato tradendo sangue innocente. Il suo rimorso non era la stessa cosa del rimpianto, come dimostrano gli eventi successivi. Era dispiaciuto, non perché avesse peccato contro Cristo, ma perché il suo peccato non lo soddisfaceva nel modo in cui aveva sperato. I sommi sacerdoti e gli anziani erano bruschi. Ma dicevano, che ci importa? Eccoti. Versetto 4. Avevano già quello che volevano. Giuda poteva fare quello che voleva con i soldi. Ora niente poteva annullare il suo tradimento. Dice Matteo, e gettate le monete d'argento nel tempio, uscito, andò e si impiccò. Versetto 5. Giuda era già in un inferno di sua creazione. La sua coscienza non starebbe zitta, e questa è l'essenza stessa dell'inferno. Il peccato porta la colpa e il peccato di Giuda gli ha portato una sofferenza insopportabile. Ancora una volta, il suo rimorso non era un vero rimpianto. Se fosse stato così, non si sarebbe tolto la vita. Era solo un peccato perché non gli piaceva quello che provava. Purtroppo, non ha cercato il potere di Dio. Non ha chiesto pietà. Non ha cercato la libertà da Satana. Invece, ha cercato di mettere a tacere la sua coscienza suicidandosi. Quella era l'angoscia di un pazzo che aveva perso il controllo. Matteo conclude il suo racconto su Giuda, dicendo, i sommi sacerdoti, prese le monete d'argento, dissero, non è lecito metterle nel tesoro delle offerte, perché è prezzo di sangue. E dopo essersi consultati, comprarono con loro il campo del vasaio, per la sepoltura degli stranieri. Per questo quel campo si chiama ancora oggi, campo di sangue, Matteo 27 versetti 6 e 8. Atti 1 versetti 18 e 19 aggiungono una nota finale alla tragedia di Giuda con maggiori dettagli sulla sua morte e l'acquisizione del campo di sangue, costui dunque, con il salario della sua iniquità, acquistò un campo, lui scoppiò nel mezzo e tutte le sue viscere si riversarono fuori. Ed era noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, in modo tale che quel campo è chiamato nella loro lingua, Aceldam, che significa campo di sangue. Alcuni hanno immaginato una contraddizione tra Matteo e gli Atti degli Apostoli, ma ogni apparente discrepanza è facilmente conciliabile.
Matteo indica che i sacerdoti comprarono il campo con il denaro insanguinato di Giuda. È dunque vero che Giuda acquistò il campo, col salario della sua iniquità. Gli fu comprato dai sommi sacerdoti, ma l'acquisto fu fatto con il suo denaro. Il campo divenne suo possesso. I suoi eredi, se ne aveva, avrebbero ereditato il campo. Per questo è corretto dire che, col salario della sua iniquità acquistò un campo, anche quando l'acquisto fu fatto per lui, per procura. Perché quel particolare campo? Perché era il luogo in cui Giuda si è impiccato? Apparentemente, ha scelto un albero che si trovava su una sporgenza di terra sopra alcune rocce appuntite. C'è un luogo che corrisponde esattamente a quella descrizione nel campo di Gerusalemme dove la tradizione dice che Giuda si è impiccato. O la corda ha ceduto o si è spezzato il ramo dell'albero, fatto sta che Giuda è caduto a testa in giù sulle rocce. La descrizione biblica è esplicita e forte, esplose in mezzo e ne uscirono tutte le viscere, Atti degli Apostoli 1 versetto 18. Giuda era una figura tragica che non poteva nemmeno uccidersi come voleva. Comunque, è morto. Questa è praticamente l'ultima volta che la scrittura menziona Giuda, le sue viscere si sono rovesciate. La sua vita e la sua morte furono tragedie grottesche. Era un figlio dell'inferno e un figlio della perdizione, e se ne andò dove apparteneva. Gesù disse queste parole agghiaccianti. Sarebbe stato bene per quell'uomo se non fosse nato, Mac 14 versetto 21. La morale della sua vita. Possiamo trarre lezioni importanti dalla vita di Giuda. Innanzitutto, Giuda è un tragico esempio di opportunità mancate. Sentì Gesù insegnare giorno dopo giorno per circa 2 anni. Avrebbe potuto fare a Gesù tutte le domande che voleva. Avrebbe potuto chiedere e ricevere da Gesù l'aiuto di cui aveva bisogno. Avrebbe potuto scambiare il peso opprimente del suo peccato con un giogo facile. Gesù estese un gentile invito a tutti a farlo, Matteo 11 versetti 28 e 30. Ma alla fine, Giuda si condannò per la propria incapacità di prestare attenzione a ciò che aveva sentito. In secondo luogo, Giuda è l'epitome del privilegio disprezzato. Gli era stato assegnato il più alto posto di privilegio tra tutti i seguaci di Gesù, ma ha sperperato quel privilegio, scambiandolo per una manciata di monete che ha deciso di non volere, dopo tutto. Che stupida faccenda! Terzo, Giuda è la classica illustrazione di come l'amore per il denaro sia la radice di ogni tipo di male, Prima lettera a Timoteo 6 versetto 10. In quarto luogo, Giuda esemplifica la natura orribile e pericolosa del tradimento spirituale. Vorremmo che Giuda fosse l'unico ipocrita che ha tradito il Signore, ma non è così. Ci sono Giuda in ogni epoca, persone che sembrano veri discepoli e stretti seguaci di Cristo ma che si rivoltano contro di lui per ragioni sinistre ed egoistiche. La vita di Giuda ricorda a ciascuno di noi la necessità di esaminare i nostri cuori, confronta la seconda lettera con 2 Corinzi 13,5. In quinto luogo, Giuda è una testimonianza della pazienza, della gentilezza generosa e dell'amorevole benevolenza di Cristo. Il Signore è buono con tutti e la sua misericordia su tutte le sue opere, Salmo 145 versetto 9. Il Signore mostra la sua amorevole benevolenza anche a un reprobo come Giuda. Ricorda, Gesù continuava a chiamarti, amico, anche in mezzo al tradimento. Gesù non mostrò mai a Giuda nient'altro che gentilezza e amore, anche quando sapeva cosa Giuda stava progettando di fare. E in nessun modo Giuda fu spinto da Cristo a fare ciò che fece. Sesto, Giuda dimostra come la volontà sovrana di Dio non possa essere impedita in alcun modo. Il suo tradimento sembrava, a prima vista, come il più grande trionfo di Satana. Ma in realtà,
ha segnato la completa sconfitta del diavolo e di tutte le sue opere, Ebrei 2 versetto 14, e Prima Giovanni 3 versetto 8. Settimo. Giuda è una vivida dimostrazione della falsità e dell'infruttuosità dell'ipocrisia. È il tralcio o tralcio di cui parla Giovanni 15 versetto 6 che non rimane nella vera vite. Quel tralcio non dà frutto, viene reciso e gettato nel fuoco per essere distrutto. Giuda era così abile nella sua ipocrisia che nessuno degli altri undici lo sospettò mai. Ma non poteva ingannare Gesù, né può ingannarlo alcun ipocrita. E Cristo è il giudice giusto che pagherà ciascuno secondo ciò che merita, Giovanni 5 versetti 26 e 27. Gli ipocriti come Giuda non avranno nessuno da incolpare se non se stessi per la distruzione delle loro anime. Quando Giuda ha scambiato la vita di Gesù con denaro, ciò che stava realmente facendo era vendere la propria anima al diavolo. La tragedia della sua vita è stata una tragedia che lui stesso ha creato. Ignorò la luce a cui era stato esposto in quegli anni, relegandosi nel buio eterno. Dopo la risurrezione di Gesù, Mattia prese il posto di Giuda, Atti degli Apostoli 1 versetti da 16 a 26. L'apostolo Pietro disse, poiché è scritto nel libro dei Salmi, la sua stanza sia resa deserta e nessuno vi abiti, e un altro prendere il suo ufficio, versetto 20. Mattia è stato scelto perché era stato con Gesù e con gli altri apostoli, dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto in cielo, versetto 22. A parte questo, non si sa nulla di Mattias. Il suo nome compare solo due volte nella scrittura, entrambe negli Atti degli Apostoli 1 dove si racconta come fu scelto. Quindi, alla fine, è stato scelto un altro uomo perfettamente ordinario per prendere il posto di questo straordinario cattivo. E insieme agli altri undici, Mattia divenne un potente testimone della risurrezione di Gesù, versetto 22, solo un altro uomo comune che il Signore ha elevato a una chiamata straordinaria. Caro amico di ascolto, a nome del team, il Poliglotta Cristiano, ti salutiamo e siamo lieti che ti piaccia questo canale creato e progettato per te, dove puoi ascoltare gli adattamenti dei migliori titoli cristiani nella tua lingua. Libri scritti da autori rinomati in campo cristiano, e ispirati dalla parola di Dio. Ti invitiamo a unirti a noi e goderti questa nuova serie di audiolibri intitolata, 12 uomini comuni, scritta dal pastore John MacArthur. Autore di questo e di altri celebri titoli. John MacArthur nato a Los Angeles, California, il 19 giugno 1939, è un pastore e autore americano, noto per il suo programma radiofonico di insegnamento cristiano sindacato a livello internazionale, Grace to You. Dal 9 febbraio 1969 è pastore e insegnante della Grace Community Church di Sun Valley, California ed è attualmente anche presidente del Master's College di Newell, California e del Teachers Seminary di Los Angeles. Contrariamente alla credenza popolare, non dobbiamo essere perfetti per compiere l'opera di Dio. John MacArthur esamina i 12 uomini che Cristo ha scelto come suoi discepoli e ci aiuta a scoprire come possiamo trasformare le nostre stesse imperfezioni in strumenti utili per avere un impatto sugli altri. Senza andare oltre, le debolezze dei 12 discepoli sono conservate per sempre attraverso le pagine del Nuovo Testamento. Gesù scelse persone comuni, come pescatori, esattori delle tasse, politici fanatici, e trasformò le loro debolezze in punti di forza, producendo grandezza dall'assoluta inutilità. MacArthur delinea i principi dell'attento addestramento dei primi 12 discepoli, per i discepoli moderni come te.
La prossima settimana ti invitiamo a iniziare e goderti una nuova serie di audiolibri con un nuovo titolo. E se ti è piaciuto questo video e il canale, ti invitiamo a sostenerci per crescere dando mi piace e iscrivendoti in modo che possiamo continuare a lavorare per offrirti i migliori contenuti. Fino alla prossima settimana. Dio ti benedica.